Dunque, noi sui temi dell'efficienza energetica lavoriamo a 360 gradi, siamo molto impegnati sulla parte proprio di processo, quindi l'impiantistica, in particolare gli impianti di raffreddamento delle centrali dove sono ospitate tutte le apparecchiature elettroniche, perché lì abbiamo grandi fonti di dissipazione e quindi grandi consumi energetici. Oggi abbiamo voluto presentare un progetto che è quello dei sistemi di illuminazione all'interno degli edifici, perché pareva molto più congeniale per la platea, di più facile applicazione. È una delle componenti sulla quale ci stiamo concentrando. Forse la più semplice, ma anche la più veloce da mettere in esecuzione con dei ritorni sensibili. Gli obiettivi dell'azienda sono sicuramente il save energetico, il focus su cui concentrarsi è una tecnologia assolutamente puntuale, attenta e conforme a tutti quelli che sono i requisiti di legge, un prezzo sfidante, su questo riusciamo a fare spesso bene perché abbiamo dei grandi volumi, quindi grande interesse da parte del mercato, e un payback assolutamente sfidante, quindi all'interno dei 4-5 anni massimo per ritorno d'investimento. Oggi le condizioni economiche non consentono di fare altrimenti.